Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qui pronti a continuare la nostra carriera allenatore con il nostro Antonino Croce su Nottingham Forest. Allora, nell'ultima partita non è andata granché bene perché abbiamo pareggiato contro il Luton, ma non fa nulla, stiamo ancora comunque giocando bene e adesso dobbiamo un po' proseguire. Detto questo, mi avete scritto nei commenti di prendere eventualmente proprio Ferguson, che al momento non è ancora disponibile dopo l'ultimo tentativo. Quindi cercheremo di prenderlo in modo che possa arrivare almeno per il mercato di riparazione a gennaio e in questo modo di renderlo come CDC e quindi avere un centrocampista in più. Detto questo, andiamo avanti. C'è Alo che ovviamente ci vuole parlare. Mister, la ringrazio per avermi dato ascolto e avermi mandato in campo ora che sono in forma. Quindi, prestazione notevole, bravo anche te. E noi ragazzi ci avviciniamo nel frattempo alla prossima partita perché affrontiamo il Rotherham, se non sbaglio. La formazione, intanto facciamo l'allenamento, va bene così. Dicevo, dovremmo affrontare. Intanto ci sono delle notifiche, andiamo subito a leggere. Resoconto mensile sulla primavera. Nel frattempo, io nella primavera che ho preso alcuni giocatori, ho preso Fagan che tra l'altro è anche abbassato di potenzialità 70-90 perché l'ho messo come ala larga. Vediamo un po'. Comunque sapete che sono giocatori che potrei decidere di promuovere in prima squadra. Resoconto intanto su Jake Dowley-Hayes. Vediamo un po'. È un centrocampista di 21 anni. Non sarebbe neanche male, onestamente. Costa anche molto poco. Però è un 63. Però è un contratto in scadenza. Quindi lo aggiungiamo ai preferiti perché potrebbe essere un buon investimento qui a centrocampo, quindi poi lo valuteremo visto che ha un contratto in scadenza. Poi vediamo gli altri resoconti. Scott Wright, vediamo lui, è un esterno sinistro, è un 66 ed è anche abbastanza veloce, molto promettente. Mi sembra che questo sia in scadenza di contratto anche lui. No, non è in scadenza di contratto, peccato. Peccato, comunque 66 lo aggiungiamo, potrebbe essere un altro buon investimento, non costa tanto, anche perché sull'esterno sinistro abbiamo un po'. Vediamo Pedrinho, quest'altro giocatore, in esterno destro, è un 76 ma costa tantissimo ragazzi, quindi pazienza. Vediamo invece su Angel Gomez, che è un COC, costa un bel po'. Non è tanto veloce, però da quel reparto siamo messi bene, quindi per adesso non ci serve. E intanto ho reso conto del nostro direttore generale. Vediamo un po' per quanto riguarda. Vediamo chi ci porta dall'Irlanda del Nord. Alan Mullen, che ha già 17 anni. Vale 130.000, ma continuiamo a osservarlo, diciamo più che altro perché è grande. Vediamo Connor Boyce, 220.000, questo sembra essere molto interessante. Ma vediamo un attimo. Philip Donnelly, altro giocatore, vale 230.000 anche lui. Continuiamo a osservarlo. E Ryan Lennon, ecco, questo non è male, ragazzi. Ryan Lennon. E non sappiamo ancora il ruolo, però questo lo prendiamo, ragazzi. Questo sembra essere interessante. Devo dire che anche Connor Boyce non sarebbe male, però lo continuiamo a osservare. Ok, vediamo questo nuovo arrivo, quindi praticamente per il vivaio. Vediamolo un po' perché sono curioso di vedere com'è questo giocatore, se possiamo migliorarlo da un certo punto di vista. Eccolo qua. E un attaccante destra e sinistra, ma non è tanto veloce, però sta crescendo, non c'è una grande accelerazione. Lo lasceremo così per adesso, lo facciamo crescere un po' e vediamo come si evolve il ragazzo.
Nel frattempo noi andiamo e ci avviciniamo alla partita di campionato. Intanto ci chiedono di allenare la nazionale e intanto ci sono giocatori impegnati con la nazionale. Va bene così. Abbiamo il Rotterdam, attenzione ragazzi, Rotterdam che in classifica, se non vado errato, come è messo? Ok, è 22esimo, perfetto. Noi siamo al momento in classifica, non siamo messi tanto bene perché siamo 12esimi, però siamo ancora in zona, possiamo ancora lottare, diciamo, per le zone alte. Allora, facciamo un po' la formazione, ragazzi. Allora, innanzitutto facciamo riposare Alo e facciamo giocare al suo posto come terzino destro Vagnoman. Così lo facciamo un pochino giocare. Io direi di far riposare Ampadu in questa partita e mettere in campo. Ah, io provo Quaresma, anzi no, Figueiredo. Mi dispiace per Quaresma per il momento. Al posto di Ribeiro, io direi che lo lasciamo in campo, Ribeiro. Ranks e Cafu a centrocampo, Lolley. Diciamo che potrei anche far giocare Caicedo o Darami, ma per adesso lascio Lolley titolare. Come anche Ameobi. Anche Ameobi sta messo bene, prima lo lasciamo eventualmente in panchina. Facciamo invece riposare Lincoln e mettiamo Yerwood al suo posto in campo con Da Costa come unica punta. E quindi ci portiamo in panchina. Sì, ci portiamo la stessa panchina dell'ultima gara e quindi ragazzi ce la andiamo a giocare. Questa è una partita che diciamo sulla carta saremo favoriti. Però non si sa mai qui, fino adesso non ci è andata sempre tutto bene. Quindi ragazzi partiamo e giochiamo contro il Rotherham questa importante partita. Gioco per Bene questo match. ragazzi, ci siamo. Piero Lucipardo vi Ci saluta e vi siamo, nuova ringrazia per aver scelto partita. ancora una volta le frequenze di EA Sports. Anche per Naturalmente questa partita vi partita parlerò del contributo di Stefano Nada. So che che ci state risulta seguendo amanti della essere EFL importante Championship per cercare di inglese. fare Questa la partita è per risalita, voi. più che Vale uscirne altro. fuori un match di altissimo livello. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni Attenzione e qua, gol. bravissimo E molto Vagnoman, se ne dipenderà va. anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due Attenzione a squadre. questo lancio per Lolley. A metri per andare. E c'è la E conclusione. qua Palla fuori gioco, subito. pericolo. E Ameobi sbaglia. Se Ovviamente, la sono ma vista brutta che qui, bella Lolley occasione, potrebbe costare ragazzi. caro. Barnes. Una bella occasione abbiamo avuto. Purtroppo non è andata bene. Bravissimo ancora Vagnoman. Attenzione qua, Ameobi. perché. Ha Ah, recuperato palla, peccato non c'è Yerwood, fallo, dice l'arbitro. non è riuscito È tra i all'ultimo protagonisti, certamente più attesi di passaggio. questa sfida, non Qua potrebbe c'è un essere brutto altrimenti. fallo. Ne ha fatti parecchi di gol in campionato e non credo sia ancora sazio. Sarà dura per i difensori arginarlo, basta Attenzione qua, perderlo di vista un attenzione. istante e lui ti punisce. Servirà la massima concentrazione. Bravissimo Recuperano Ribeiro. bene il pallone, situazione che era interessante. Attenzione qua Ecco perché Cafu. C'è un gol a Carrow Road, andiamo subito a cerchiamo sentire. Prima rete del match per il Norwich. di Risultato che torna dunque approfittare. in parità. 1-1 dopo 16 Ha minuti fermato giocati. qui, Perfetto, peccato. grazie per il tuo contributo. Sono stati fermati qua sulla fascia e dobbiamo stare attenti. Bravo Buono il ancora pressing, recuperano il Vagnoman. pallone. Occhio all'avanzata. Attenzione a questa palla. Ha spazio davanti a sé. No, La Da sicurezza del Costa. portiere che dice di no. Si è mangiato un gol Proprio già Da fatto. Costa ha Palla avuto che una finisce grande in corner. occasione. Ed è la Corner seconda, corto. ragazzi, la seconda azione. Può essere il gol del E vantaggio. attenzione! Gol, si sblocca il È risultato. arrivato il gol. È arrivato il gol di Da Costa. Grandissimo il nostro Da Costa qui, che La messa, realizza, ma grande assist signori, la ancora messa di con conclusione Yerwood. imparabile da pochi passi. Bravo
bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Ragazzi, freddo al momento di concludere a rete. Naturalmente abbiamo avuto due occasioni grossissime che non siamo riusciti a passare in vantaggio, per fortuna. Rigore, credo, sugli altri campi, sentiamo lo studio. I padroni di casa hanno è arrivato il gol. Di rigore, non sono riusciti ad approfittarne. L'ha alzata un po' troppo. Attenzione qua, che ha colpito la traversa ed è terminata sul fondo. Ti resta in parità, 1-1. Qua intanto ci fischia un'altra punizione su Cafu. Arbitro che assegna il calcio di punizione. Dobbiamo cercare di bissare il risultato, ragazzi. Una soluzione intanto, interessante, ma grande sicurezza, insomma, da parte del portiere. Ci è andata bene per adesso. Intanto Ribeiro se ne va. Attenzione a Meobi, che poi non so che cosa ci faccia lì a Meobi. Ecco Cafu. E attenzione, bella circolazione di palla. Si affidano una fitta rete di passaggio. E qua c'è fallo, ecco appunto. Grossa ingenuità, qui concedono una punizione c'è pericolosa. Un fallo netto. Posizione favorevole. Occhio, può calciare direttamente in porta da lì. Attenzione qua, punizione, mamma mia. Portiere prontissimo qui. Bella punizione, complimenti. Peccato che non siamo riusciti a... Scusi, portiere, se volevi lanciare, la ringrazio. Ok. E qua da Costa non ci arriva. Attenzione perché siamo leggermente scoperti da questa parte. Ma la palla sarà finisce palla fuori. Laterale. Bene, possesso così per Cafu. È qua fermato intanto Cafu, troppi giocatori contro, attenzione perché il Rotterdam si sta facendo vivo sotto. Il pallone che può valere, mamma mia, attenzione. Samba, attenzione, comodo del portiere che dice no a questo tiro. Abbiamo pronto, rischiato attivo, ovviamente in difesa non abbiamo, bravo comunque a rimanere concentrato, mamma mia, decisivo. Ancora pericolo ragazzi, la difesa in balia, portiere che blocca il tiro, e meno male che ci abbiamo il nostro portiere. Intanto finisce il primo tempo tutti negli spogliatoi per bene momento. Così bene, così primo tempo così e così, potevamo fare più gol ma va bene. Io non faccio nessun cambio ragazzi, continuiamo con questi giocatori, anche se c'è uno dei, il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo, uno di quelli possibili ad uscire proprio a Meobi. Attenzione qua, occhio perché Cafu, il possesso di palla. Attenzione, se ne va. Niente, non ce la fa da Costa, peccato. Ottimo intervento. Attenzione qua, bravissimo anche lui. Allarghiamo verso Ribeiro, ragazzi. Azione che si fa interessante. Buon movimento di squadra. Allenatore che decide di arretrare il baricentro della qua squadra, c'è. Vuole far uscire gli avversari e sfruttare. Attenzione, si gira. Attenzione, niente, peccato. Pericolo sventato. Ancora da Costa che interviene anche abbastanza bene il portiere che lo ferma, intanto perde palla. Il pallone senza fallo. Ovviamente perde palla Cafu. Warhol non campi, ci arriva. Sentiamo gli aggiornamenti dallo studio. È arrivata la seconda rete per il Watford. Dobbiamo iniziare a fare un po' di sostituzioni, ragazzi. Perché la squadra. Perfetto, grazie per il inizia a Visentini, attenzione. Mamma mia, Warhol. Grande intervento in questo caso. E intanto qua la palla addirittura fuori per il portiere. Ragazzi, non ce la. Palla tra i piedi di Cafu. Non rischiamo, bella questa palla, attenzione. Ottimo lancio per Lolli. Occhio all'avanzata. Può crossare.
Occasione d'oro. Niente, purtroppo Yarwood non ce l'ha fatta. Il merito di farsi trovare pronto nel posto giusto. Stiamo comunque dominando in questa partita. Attenzione. Prova la botta. E ancora lui si gira alla grande. È Da Costa che fa la doppietta. E ragazzi, siamo 2-0. 2-0, la squadra stava giocando molto bene. A non subirne altri, impresa non facile per quanto si è visto. Si è girato alla grande Da Costa e gran bel gol. Allora, io direi di fare già un po' di cambi visto la situazione. Io direi di far uscire Ameobi visto che non mi è piaciuto tanto lì sulla fascia. Faccio entrare Freeman e faccio uscire anche Yarwood a questo punto e faccio entrare Carvalho. Quindi doppio cambio e vediamo un po' come va, ragazzi. Riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Vediamo un po', sul 2-0 possiamo stare più o meno tranquilli perché la partita ce l'ha, i tre punti ce li portiamo a casa perlomeno. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Piero. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Bravissimo questo recupero, attenzione. João Carvalho. Attenzione, bella questa palla. Pallone in profondità. Attenzione, è arrivato un altro gol, ragazzi. 3-0 e tripletta per Da Costa. Grandissimo Da Costa. Inizia davvero. È stata un'ottima scelta l'averlo richiamato. Qua è stato bravo Cafu che ha fatto un bellissimo assist. È un altro gol importante. Tra poco faremo l'ultima sostituzione. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Intanto ancora un recupero, però non riesce Cafu per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me la scelta giusta al momento. Bravissimo giusto. Samba. Devo dire che anche Warhol sta iniziando a ingranare dopo un periodo non brillante della squadra. Ecco, ce lo dire. João Carvalho. Attenzione qui, si gira ancora. Peccato. Ah, ma bella questa palla. Può colpire da lì. Qua grande fermato recupero. Da Costa, peccato. Puntuale qui il difensore nel recupero. Ha fermato ancora Carvalho che... C'è un gol a Carrow Road, andiamo subito a sentire. Terzo gol degli ospiti. Grande recupero, attenzione. Il cronometro segna troppo lunga questa palla, perfetto, peccato, peccato, peccato. Era una buona occasione per un altro gol, eventualmente. Chi lo sa, intanto attacca il Rotterdam, speriamo di non subire gol. Palla lunga per il compagno. Voleva sorprendere. Intanto fuori gioco, bene. Facciamo l'ultimo cambio, ragazzi, visto la situazione, insomma siamo abbastanza tranquilli, facciamo uscire proprio Da Costa e mettiamo in campo Quadra. Sì, mettiamo lui in campo così facciamo riposare esce dal campo fra gli applausi il nostro Da Costa. Gara, ha dato tutto in campo, adesso può riposarsi in panchina. Un altro ottimo tocco. Saranno 2 minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Attenzione qua, bella questa occasione. Difesa. Attenzione, arriva un altro gol. E arriva un altro gol, mi sembra che sia Lolli a segnare. Mi sembra che abbia segnato lui il 4-0. Bell'assist tra l'altro di Quadra. Sì, ha segnato Lolli. Gran bel gol, ragazzi. Un bel 4-0. Finisce la partita, ragazzi. Finisce la partita. Da Costa si porta a casa il pallone. Abbiamo fatto una gran bella partita, una gran bella vittoria. Abbiamo meritato di vincere sostanzialmente. Ebbene così, ragazzi, un bel successo che ci dà altri 3 punti in classifica per il nostro tentativo di risalita. Ma vediamo il nostro Antonino cosa, che domande gli faranno. Non cambia tutti i giorni insieme alla tripletta, come giudica la prestazione di Da Costa? Prestazione superlativa, ovviamente, è stato fantastico.
Nottingham Forest è imbattuta fin qui in NFL di Championship, pensa di riuscire a proseguire questa striscia. Abbiamo i giocatori giusti, quello sicuramente. Ce la stanno già attivando, ragazzi. Ci aspettavamo un match più equilibrato e anche lei, allo stesso avviso. Non c'è stata partita, sinceramente. Infatti, non Thank you, abbiamo Simon. faticato, non abbiamo faticato molto, in questa gara. Comunque, attenzione perché vediamo un po' cosa arriva qui. Ho trovato tutti i giocatori possibili in Scozia. Vediamo. Ok, è tornato, quindi dovrebbe essere tornato il nostro osservatore, Jaden Steele. Vediamo un po' se è lui. Quello della primavera, penso. Vediamo. No, lui intanto è tornato e facciamo seguire dei giocatori. Mi avete consigliato di andare in Irlanda, dopo l'Irlanda del Nord, in Irlanda. Quindi andiamo in Irlanda e magari per 6 mesi. E vediamo un po' che giocatori ci prenderà. Poi l'altro immagino che riguardi lo staff del nostro staff di... Ok. Comunque, vabbè, tanto se ne va lui, poi vedremo l'altro osservatore. Andiamo alle prossime partite, ragazzi. Ok, facciamo un po' allenare i ragazzi e vediamo come siamo messi in classifica. Intanto, prima di avvicinarci alla prossima partita, siamo noni, ragazzi. Siamo noni in classifica, siamo a 5 lunghezze dalla zona playoff. E sostanzialmente, visto che Watford è prima con 28 punti, siamo a 10 punti dalla capolista. Non male, non male. Ma adesso abbiamo un'altra partita sicuramente difficile. Tanto facciamo i soliti allenamenti. Va bene così. E andiamo a vedere se è possibile riuscire a prendere il cavo Ferguson. Sì, bene. 3 milioni e 9. Proviamo ad acquistarlo, ragazzi. Questo è un giocatore che a gennaio deve essere nostro. Il nostro obiettivo principale. Proviamo a prenderlo. Allora, offerta per il cartellino. Gli offriamo 4 milioni, ragazzi. Se rifiutano anche questa, non saprei cos'altro dire. Eh no, Lolley assolutamente no. Controfferta. Di nuovo scambio giocatore, vieni grossi a cartellino e ti offriamo, dai, prendi 4 milioni 250, sono anche troppi. Vediamo, 4,850, ci chiedono un bel po' di soldi, clausola di rivendita. Va bene, ragazzi, lo prendiamo, lo stiamo pagando tanto, lo stiamo pagando davvero tanto, però ci serve, quindi lo prendiamo. Adesso proviamo a fare il contratto, quindi trattiamo con lui, anche se c'è la clausola di per quanto riguarda la rivendita, ma non fa nulla. Allora vediamo cosa vuole lui. Siamo felici, ok, importante, accettiamo. Ok, 4 anni, ti va bene 5 visto che sei giovane? Ok, perfetto. Poi nuova clausola. Ah, loro vogliono la clausola. E va bene. Gli diamo la clausola, dai, 11 milioni e mezzo ci può stare. Ok, quanto vuoi, bello? Allora, io ti do. Ne do pure assai, forse. 6.500. Con un bonus qui di 90.000, dai, vediamo se accetti. Eh no, dai. Ma insomma, quanto cavolo vuoi di soldi? Vabbè, ragazzi, è falliva. Ci dobbiamo riprovare. Ancora un altro fallimento. Comincia a essere difficile a acquistare questo giocatore, eh? Comincia a essere davvero un po', come si dice, frustrante.
neanche fosse chissà quale campione, cioè dimmi tu, ti ho offerto il doppio dello stipendio quasi e rifiuti, vabbè, pazienza, pazienza, avviciniamoci alla prossima partita ragazzi, facciamo allenare i nostri giocatori. E intanto vediamo un po', simula anche questa, vai così. Allora, ci sono delle novità, vediamo un po' delle notifiche, resoconto finale su Troy Parrott, vediamo un po'. È un attaccante, un 66, c'ha 18 anni. Non è male, però è in prestito. Aggiunge la lista del lab, poi lo vedremo successivamente, ma vedo poche cose. Allora, Fabio Silva, attenzione, altro attaccante di 18 anni, è un giocatore molto promettente tra l'altro, ed è un 69, costa tantissimo, però lo aggiungiamo perché non si sa mai, mostra un ottimo potenziale e lo valuteremo bene bene. Per adesso diciamo che in attacco siamo anche messi bene, quindi avviciniamoci e facciamo il solito allenamento. Bene così, vediamo un po' se possiamo riprovare per l'ennesima volta su Ferguson, sì, ci possiamo riprovare ragazzi, riprendiamolo, vediamo un po'. Comincia a essere molto frustrante la questione Ferguson. Vediamo se gli diamo qualche giocatore a questo punto. Allora, scambio giocatori, chi possiamo dare? Tipo centrocampisti? Ci abbiamo, non è che ci abbiamo molto, vediamo attaccanti, ci abbiamo Taylor, Murray, ma un 37enne, no vabbè 37enne non lo rischiamo, facciamo un'offerta dai, offriamogli 4 milioni e 750, vediamo se accettano. Vediamo un po' se accettano l'offerta. E vogliono Lolley. Lolley non si tocca, mi dispiace. Rinegoziamo il coso 4,750 se vuoi. 4,850 va bene. Accettiamo. Perché voglio riuscire a prendere questo giocatore assolutamente. Perché onestamente sono già, non so quante volte stiamo tentando di prenderlo. Allora, importante, va bene, accettiamo. Giovane, cosa vuoi fare adesso? 5 anni di contratto ti vanno bene? Sì, no? Ok. Bene, clausola rescissoria, niente, a questo giro e ci va bene. Allora, quanti soldi vuoi? Vabbè, te lo dico io. A sto giro te ne do 9.000. No, aspetta, modifica stipendio bonus. Allora, 100.000 lo diamo a lui. Vediamo se accetta. Vuole 13.500 addirittura. Vabbè, togliamo questi bonus e va bene così, dai. Ok. Finalmente ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ferguson arriverà da noi. Arriverà da noi appena si riaprirà il mercato. Prende anche un sacco di soldi, abbiamo dato. Abbiamo dato un sacco di soldi. Comunque, avviciniamoci ragazzi alla prossima partita perché affrontiamo il Norwich. Intanto, nota la possibilità di Norwich è poco carismatico. Le suggerirei a Warhol. Vabbè. Lo vediamo, Warhol insomma non è che ci sia tanto simpatico. Comunque, vediamo un po' ragazzi. Allora, la formazione sostanzialmente penso che la lascerò inalterata. Oddio, potrei far giocare anche Alo, visto che è in forma, però è una partita un pochino più complicata. Quindi lascio questa formazione. Faccio come diceva l'assistente, lasciamo Warhol, lo mettiamo capitano, così è felice. Lasciamo la panchina inalterata perché per il resto altri giocatori
anche se Lincoln ultimamente non sta giocando, ma ci può stare. E ragazzi, ci andiamo a giocare così contro un'avversaria pericolosa, perché in classifica era capolista prima che Watford la scavalcasse, mi sembra. Infatti adesso è quinta e dista da noi con i suoi 24 punti a 6 lunghezze. Quindi ragazzi, qua è una partita complicata. Se riusciamo a vincere possiamo salire ancora in classifica. Giochiamo fuori casa, tra l'altro, tempo nuvoloso. Vediamo un po' ragazzi come va. È una partita molto molto complicata. Ok ragazzi, ci siamo, sfida contro il Norwich, finalmente sono contento perché siamo riusciti a prendere Ferguson a centrocampo, quindi ci aiuterà un pochino. Si è parlato molto nei giorni scorsi. Tanto bel recupero qua. Vedremo come l'avranno preparato i due allenatori. Sarà fondamentale. Peccato questa palla. Gol nei primi minuti. Troppo lunga per Yarwood. Allora, il Norwich fino a qualche fino alla partita precedente era capolista in campionato. Attenzione qua, cosa riescono a fare? Guarda qua, attenzione, occhio, attenzione. Tiki-taka prolungato. Bravo il difensore che ferma tutto. Qua purtroppo abbiamo già perso palla. Il Norwich è molto aggressiva, ragazzi. Cerca di bucata per il compagno. E infatti è arrivato il gol. È arrivato il primo gol del match. Grande partenza. È arrivato il gol. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la. Abbiamo subito un approccio che sembra gol pesante, ragazzi. Qua la difesa in bambola si è aperta completamente. Warhol non so cosa stesse facendo. Ha finalizzato alla perfezione un grande comunque, contropiede. Vabbè. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Hanno deciso di attaccarci con molta aggressività, quindi abbiamo subito il gol. Mi sembra anche normale. Tobias Figueiredo. Adesso dobbiamo cercare di fare risultato. Qui il giro palla. Passaggio sbagliato. Gli avversari. Dobbiamo stare attenti, ragazzi, perché comunque stiamo già perdendo. Complicata per la squadra ospite, attesa già oggi al riscatto. Siamo entrati nella seconda parte di stagione e ancora faticano a carburare. Beh, cosa succede? In questo passo l'obiettivo promozione rischia di rimanere tale solo sulla carta. Attenzione qua, perché se ne va. Bella questa palla per Ranks, attenzione. Occhio all'avanzata. Vediamo cosa inventa ora. No, peccato il passaggio. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Questo è il pallone giusto. L'intervento del difensore, ma attenzione. No, errore gravissimo. Comunque ci siamo. La squadra c'è. Vuole recuperare, quindi ci proviamo. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Wall sempre in ritardo. Ha fatto una bella partita contro il Rotterdam, però attenzione perché questo è pericoloso come giocatore. Qua io ho visto fuori gioco. Senza problemi il portiere qui, bravo in uscita. Bello questo intervento, attenzione. Prova a sfruttare le corsie. Ci fischia il fuorigioco. Dove l'ha visto il fuorigioco? Dove l'ha visto? Ameobi, stai rischiando di perdere il posto da titolare. Te lo dico già. Te lo dico chiaro e tondo, perché onestamente sulla fascia sinistra non mi hai dato nulla fino adesso. Buon movimento di squadra. Palla respinta dal difensore. Bravo Warhol. Tienilo. Ok ragazzi, sono pericolosi. Occhio a Cafu in possesso di palla. Bello scambio, attenzione. No, Cafu sbaglia il passaggio finale. Sono veramente forti questi qua del Norwich. Hanno trovato un gol fortunato. Oh mio, fortunato.
per via Palla della che nostra, esce, push, più rimessa che altro per la laterale. nostra difesa. No, dai, non mi fai questo Sprecano questa errore. rimessa, un regalo agli avversari. Abbiamo regalato la palla veramente. E Potrebbe ci crossare. stanno facendo ballare Grosso palo qui, lungo. via. C'è il rilancio lungo. Attenzione qua, Ameobi. Ameobi, fai una cosa decente. Niente. Attenzione! Eh no, mi ha fischiato il Tutto fuorigioco. fermo, gol Ma annullato per dove? posizione di offside. Dove? Dove è fuorigioco qua? Dove? Dov'è fuorigioco? Allora, dov'è fuorigioco? Cioè, dimmelo tu. Qua sta rientrando. E qui è in linea. Ragazzi, qua è completamente in linea il giocatore. C'è il giocatore in alto che praticamente, non so se si vede, che praticamente è lì. Scusate, però guardate qua, questo è il fuorigioco che ha fischiato. Io capisco che stava rientrando, però aspetta, torniamo un po' indietro. Beh, forse c'era, forse c'era. Di poco ma c'era. Vabbè. Pazienza, Sides. I ragazzi. giocatori chiedono spiegazioni all'arbitro e al Ci suo hanno fischiato il collaboratore, anche se fuorigioco. il fuorigioco mi è parso che Io di ci solito non fosse. li controllo mai queste cose, E però. finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine. Intanto primo tempo da dimenticare. Fuori subito a Meobi, perché onestamente non mi è piaciuto. Quindi mettiamo a Meobi fuori e in campo Freeman. Anche Yerwood non mi è piaciuto tanto, però per adesso lo lasciamo in campo. Ranks, Ranks non so perché non è nella posizione ideale, lo ha dimostrato, però facciamo per adesso solo quello di cambio. E vediamo se in questo secondo Tutto secondi pronto, 45 l'arbitro minuti dà inizio alla seconda metà di gara. riusciamo a recuperare. E qua Ottima la lettura era di bella intenzioni, l'idea, cattivo tutta, ha ma recuperato il pallone. naturalmente Lolli non ci ha capito più di tanto. Farò entrare Caicedo Hernandez, molto probabilmente. Sørensen. Fanno possesso palla nella propria metà campo, possono permettersi di rallentare. Riescono a recuperare il possesso. Attenzione qua. Fuori gioco, Avanza fuori gioco, fuori pallandiere. gioco ancora. È Niente uno da fare. specialista Ci di questi fanno inserimenti alle. I fuorigiochi, facciamo uscire Lolli perché non mi sta piacendo. Quindi fuori Lolli e in campo Caicedo. Vediamo se lui riesce a risollevare un po' la situazione. Palla dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. Devono assolutamente riorganizzarsi, hanno bisogno di energie anche psicologiche in questo match. Vediamo se Caicedo riesce Primo a. tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Ovviamente Vedremo stiamo se subendo riuscirà a farne ancora. Bravissimo altri nella ripresa per chiudere i conti. Si immola il difensore. qua Worrall. Vediamo Vagnoman. Attenzione Ottima qua. visione di gioco qui. Occhio al tiro. Ed eccolo, gol Attenzione! del pareggio. È arrivato il gol! È arrivato il gol, ragazzi! Incredibile! Proprio Freeman, uguale, a segnare il gol del pareggio, ragazzi! È proprio lui che ci ha portato Regia ci ripropone sull'1-1. Una l'azione del grande gol palla di Da frutto di questo Costa. lancio filtrante che ha tagliato fuori E tutta la Freeman difesa. è Ha riuscito finalizzato alla comunque perfezione a un grande tirare prima contropiede. Attaccante che si è immolato dell'intervento verso la porta e avversario. non ha fallito. Buona così, Siamo di nuovo in parità intanto grazie al gol dell'1-1. a questo punto potrei far uscire anche Yerwood con ogni probabilità. This is a message for Tyler Berry. That's Tyler Ragazzi, se Berry. riusciamo a Naira. portarci a casa il risultato sarebbe Thank you. gradito a tutti.
perché il Norwich è nelle zone Hakio. alte. C'è spazio per andare. Attenzione qua. Parità assoluta, cercano continuamente il tiki taka. Sì. Hernandez. Guarda là che parte il fortuna. Bravissimo. tiro, respinge il difensore. Palla schizza Bello via sul intervento. contrasto. Ottima attenzione. Recuperano palla. Fermato, peccato da Costa. Un'altra buona giocata. Stanno Hakio pressando di nuovo i nostri avversari, può ragazzi, avvicinarsi alla porta. Che chance clamorosa. Passa a condurre col gol che cambia No, inevitabilmente il vabbè. tema tattico del match. Vedremo Questo se è troveranno spazi incredibile. nelle ripartenze. Un Questo è solo gol di incredibile. vantaggio è un po' troppo poco da Questo è difendere, incredibile per considerando come è quanto manca da riuscito a giocare. passare questo giocatore con Worrall Segnare non è completamente. mai facile, però stavolta è. Niente, Worrall a livello difensivo non ci arriva, non ci arriva. Facciamo entrare Carvalho, ragazzi, proviamo. Eravamo riusciti a raggiungere il gol del Era davvero pareggio. impossibile, onestamente, non inquadrare la porta da lì. Bravo a mantenere anche la giusta lucidità e a battere il portiere con questa conclusione, sotto misura. João Carvalho. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto di come sono Attenzione schierati qua. in campo i suoi uomini, Pierre. Ha l'occasione per riaprire il match. Impedisce di calciare, ma non è finita. João No, dai, Carvalho. 45.000 Palla giocatori lontana dal davanti. portiere. 45.000 giocatori davanti. Buona la sua prestazione, ci si aspettava molto da lui. Non ha tradito certamente le attese. No, mi dai il fallo contro, è incredibile. Mi dai il fallo contro, incredibile. È incredibile davvero. Comunque, ragazzi, stiamo perdendo, stiamo. Hagel. Worrall ancora una volta in. Bravissimo qui il difensore che recupera. Mancano 10 minuti alla fine della gara. È il momento decisivo della gara. Siamo nel finale, tutto può ancora succedere. Forse l'ultima chance per evitare la sconfitta. No, da Costa Intervento efficace. fermato. Niente, L'allenatore della squadra ragazzi. di casa sta per Penso effettuare che cambi purtroppo per la sua formazione. perderemo E secondo me è la scelta quest'altra giusta, al momento partita. giusto, Pierre. Era fra i giocatori più interessanti da seguire, direi che ha tenuto fede alle aspettative con una buona prestazione. João Carvalho. No, no, maledizione, guarda lì che palla che mi ha tolto la fine. Continua a offrire grandi palloni ai Incredibile, compagni. incredibile ragazzi. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letteralmente trascinando la loro Mi squadra sa verso il che gol. l'abbiamo persa, Bisognerebbe il ragazzi. risultato. Palla in verticale sull'attaccante. Ci dà il Voleva sorprendere fuorigioco, la difesa, vabbè. ma qui è finito in offside. João Carvalho. Può essere l'ultima occasione per il pari. Pallone Dalla rimandato agli bene la avversari. palla Carvalho, non sarai Gara più. che si chiude Vabbè. qui con la delusione fra gli Niente ospiti che tornano a casa ragazzi, sconfitti. abbiamo Hanno offerto perso una prestazione meno 2-1 brillante del solito, eh sì. su una difesa assolutamente da dimenticare, perché abbiamo preso due gol evitabilissimi. Worrall non c'è niente da fare, non è ai livelli, insomma, a livelli importanti. Intanto ci hanno detto dell'imbattibilità, ecco che subito abbiamo perso. Questa sconfitta ha interrotto la serie di vittorie del Nottica. Cosa ne pensa? Prima o poi doveva succedere, ormai ce l'avete arrivata. È stata una partita dura e i suoi giocatori sembrano sfiduciati, d'accordo? Nostro morale è alto, dai, più o meno. La squadra Nottica non è riuscita a trovare il pareggio dopo essere passata in svantaggio nella ripresa. Come giudica? Abbiamo giocato bene, ma non è bastato. Insomma, non è aumentato Thanks. tanto. Comunque, ragazzi, purtroppo non è andata. Purtroppo abbiamo perso. Questo ci fa scendere ancora in classifica e rischiare. Però sono ancora 13 partite. Insomma, abbiamo tanto ancora da fare. Quindi, insomma, sostanzialmente siamo lì. Ci sono 46 partite da giocare, ne abbiamo giocate ancora 13.
la zona playoff è lì a 24 punti, noi attualmente siamo a 18, quindi a 6 lunghezze. Molto più difficile arrivare a vincere il campionato, anche se Watford è rimasto a 28, tra l'altro, quindi a 10 punti. E niente, ragazzi, l'episodio si chiude qui. Abbiamo perso, siamo tornati a perdere contro il Norwich. Brutta prestazione della difesa. Pazienza. Io spero che l'episodio, ragazzi, vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like per supportare la serie. Iscrivetevi al canale per supportarlo e attivate, mi raccomando, la campanellina per essere sempre aggiornati. Seguitemi anche sulla mia pagina Instagram e sul canale Twitch, compreso anche la pagina Facebook, troverete il link in descrizione. E noi ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio della carriera allenatore del nostro Antonino Croce e il suo Nottingham Forest. Ciao a tutti ragazzi!